Buongiorno, facciamo il punto sul Politeama perché ci sono delle novità e quindi vediamo di riepilogare a che punto siamo. Come sapete, noi lo scorso maggio il Comune di Viareggio ha chiesto al Ministero di acquisire il complesso del Politeama nelle more della legge del federalismo demaniale. E cioè, che vuol dire? Vuol dire che il Comune di Viareggio si impegna a valorizzare, quindi a ristrutturare quel bene in cambio della cessione gratuita da parte del demanio all'amministrazione comunale. Se non che c'era un problema a maggio, e cioè che il federalismo demaniale potevamo applicarlo solo ed esclusivamente sul complesso che riguardava il teatro, non per il piano superiore. Quindi capite bene che sarebbe stato difficile intervenire con un processo di valorizzazione, quindi di ristrutturazione, certamente non a poco costo, e senza poter avere la proprietà del primo piano. Bene, c'è stato un percorso che abbiamo fatto assieme al Ministero, al Demanio, alla Capitaneria, vari incontri, riunioni. Finalmente, nei giorni scorsi, esattamente il 5 novembre, se non ricordo male, il Ministero, con una propria nota ufficiale, con una PEC, ci ha come dire, rassicurato sul fatto che c'è la disponibilità da parte loro di poter comprendere nel federalismo demaniale tutto il complesso del Politeama, quindi compreso anche il primo piano. A questo punto possiamo finalmente fare la richiesta ufficiale di applicazione della valorizzazione al complesso del Politeama e alla richiesta ufficiale di applicazione del federalismo demaniale, e domani andremo in giunta con un'apposita delibera e formalizzeremo questa nostra richiesta. Quindi il Comune di Viareggio chiederà al demanio ufficialmente di destinare la proprietà del bene Politeama interamente al Comune di Viareggio. E il Comune di Viareggio si impegnerà a ristrutturare quel locale, tutto il locale, primo piano e il teatro, e come dire, ridarlo alla disponibilità dei cittadini. Per fare questo, la prima cosa sarà quella di verificare la staticità sismica, è un obbligo di legge, ci impegnerà peraltro diverse decine di migliaia di euro, ma questo ci permetterà anche di capire se quell'immobile è strutturalmente adeguato oppure no. Però la cosa positiva è che finalmente, dopo un lungo periodo nel quale noi avevamo detto che ci interessava naturalmente ridare dignità a quel luogo e rimetterla a disposizione della comunità, beh, finalmente da qualche giorno abbiamo la certezza di poterlo fare e domani in giunta la formalizzeremo. Quindi è una bella notizia, naturalmente è un percorso lungo, articolato, complesso e molto costoso, però riteniamo giusto e corretto che Viareggio abbia il proprio teatro e soprattutto il Politeama, perché, come tutti sanno, appartiene alla storia, alla tradizione, all'identità di Viareggio. Per cui questa è una bella notizia, domani iniziamo il percorso.